Si svolgerà sabato mattina con inizio alle ore 10:30 presso l'aula consiliare Nicola Rinaldi, sita all'interno del Palazzo di Cultura di Vallo della Lucania, un incontro pubblico riguardante le modifiche da apportare al piano urbanistico comunale. L'amministrazione ha invitato con un manifesto pubblico i cittadini ad intervenire facendo osservazioni e presentando proposte. Ai nostri microfoni il capogruppo di maggioranza Antonio Bruno ci parla nei particolari dell'argomento in questione. Si è reso necessario procedere con la predisposizione di una variante per consentire di limare e di mettere a punto tutti quegli aspetti che fino ad oggi non hanno consentito una piena espansione urbanistica del comune di Vallo della Lucania. Sarà l'occasione per proporre delle osservazioni e la procedura per proporre delle osservazioni terminerà il 31 marzo 2024 e nell'occasione di sabato a cui parteciperà l'incontro di sabato parteciperà anche il tecnico incaricato di redigere la variante al piano urbanistico comunale, si spiegheranno nel dettaglio le motivazioni che hanno portato l'amministrazione Sansone a procedere in tal senso. È sotto gli occhi di tutto che, è sotto gli occhi di tutti che gli attuali comparti, così come sono stati definiti, non consentono di far partire i lavori, non consentono quindi una urbanizzazione, uno sviluppo urbanistico del Comune di Vallo e per questo motivo, senza stravolgere il piano urbanistico comunale, questa amministrazione ha inteso procedere ad una rivisitazione dello strumento urbanistico. I moduli sono già disponibili presso l'ufficio tecnico, settore urbanistica, presso l'ufficio dell'architetto Sansone e sabato mattina si discuterà insieme quindi a tutta la cittadinanza, a tutti coloro che hanno titolo per presentare delle osservazioni, quali sono gli indirizzi dati dal Comune di Vallo della Lucania per approntare questa variante. L'occasione è importante perché una revisione del PUC consentirà a questo comune di poter crescere in termini sia di unità abitative che commerciali e quindi anche di dare una risposta alla domanda abitativa che c'è nel nostro territorio e alla domanda di locali commerciali. La revisione verrà fatta secondo criteri ben precisi, ossia quello di consentire magari di immaginare, ipotizzare dei subcomparti, quindi di poter far ridurre il numero di persone che si devono mettere d'accordo per costruire, ma soprattutto per risolvere un problema che i cittadini di Vallo hanno, ossia quello di avere dei terreni edificabili sui quali pagano l'IMU e rispetto ai quali non possono proporre alcun intervento nuovo. Quindi andiamo incontro alla cittadinanza per risolvere questo problema, ma soprattutto dobbiamo sbloccare l'impasse che si è venuta a creare con lo strumento urbanistico. Invito tutta la cittadinanza a partecipare perché è un tema strategico per Vallo della Lucania e quindi sarà l'occasione per capire le modalità per proporre le osservazioni. Si potranno proporre già stesso sabato mattina, sono già disponibili i moduli, ma si avrà anche modo di capire che tipi di interventi si potranno andare a realizzare anche e con che tempi. È a tutti gli effetti una variante, quindi l'iter prevede l'acquisizione dei pareri degli enti sovralocali, e quindi iniziato oggi il procedimento terminerà non appena verranno acquisiti i pareri e si potrà andare avanti diciamo con una prospettiva diversa e migliore per Vallo della Lucania.